sono convinto che c'è una storia della città che dovremmo narrare, che è fatta dei piccoli gesti quotidiani che attraversano le nostre vie, i nostri vicoli. La cosa più bella forse di questa mostra non sono i 20 ritratti, ma sono 20 più uno. Quell'uno in più vuole rappresentare tutte le persone che non siamo riusciti a intercettare, non potevamo metterli tutte, ma proprio di tutti i volontari vorremmo parlare, di quell'anima che pulsa dentro la nostra città, nonostante tutto persone che vanno avanti, che sfidano difficoltà, che non hanno bisogno di appariscenza, di affermazioni, ma che sanno vivere rivolti verso gli altri. Ed è a questo sguardo verso gli assenti, apparentemente assenti di questa mostra, che noi vogliamo rendere omaggio ai volti che ci insegnano a rivolgerci alla gente della nostra città. A proposito di assenti, i volontari sono spesso la spina dorsale del paese. E infatti credo che buona parte della vita e della storia è salvata da questa presenza spesso anonima, che è ispirata soltanto al bene dell'altro, nella sua gratuità, per affermare l'altro nel suo bisogno e per condividere con lui un pezzo di strada per liberarsene insieme. Perché pubblicare un testo di questo tipo? Ma è stato amore a prima vista. L'idea, come diceva Padre Cosimo, è inevitabile, cioè da editore non puoi non partecipare a un'iniziativa del genere. Anzi, è sempre troppo poco quello che si fa rispetto a chi è in prima linea sul territorio. E quindi un piccolo contributo, questo è il massimo che può fare un editore, ma ci sarebbe tanto da fare, e c'è chi lo fa davvero. Questa mostra Rivolti è una mostra che vuole rappresentare il volontariato palermitano, in particolar modo in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo scelto 21 volti rappresentativi di una realtà, grazie a Dio, anche più ampia e che ha maggiore respiro, e quindi queste sono volti rappresentativi che alle loro spalle ovviamente hanno attorno a loro molti altri volti. Questi volti sono stati incassonati o rappresentati in dei luoghi che loro hanno scelto, in dei luoghi che fossero rappresentativi per loro, della loro anima o della loro attività di volontariato. In qualche modo ho cercato di rappresentare l'assente, ovvero ciò a cui queste persone sono rivolte attraverso degli elementi ambientali o dei luoghi dove li incontrate.